nelle puntate precedenti. Stiamo affidando la nostra vita a un ragazzino di 18 anni. Cioè, quando mai puoi dire di essere entrato nelle catacombe? Sur les 350 km, c'è 15 sortie. Cioè, quindi una volta che sono dentro? Beh, in caso, è stato bello. Ancora non ci credevo, stavo finalmente per entrare dentro ad uno dei luoghi meno accessibili di tutta la Francia, le catacombe di Parigi. Mamma mia, guarda lì, non avevo mai visto un teschio. Le catacombe si estendono per centinaia di chilometri con pochissime uscite e come se non bastasse, stavo facendo questa cosa con un ragazzo appena maggiorenne che non so quanto fosse esperto. Per non farci mancare nulla, avevamo pure i catafils alle calcagna. Che se ci avessero notato avrebbero sicuramente fatto di tutto per potenzialmente chiuderci lì dentro per sempre. Le cose sono due: o questa bella storia finisce qui perché lui ha iniziato a correre di brutto, si è potuto scappare, guarda, prendo il mazzo, oppure vivrò una delle esperienze più elettrizzanti di tutta la mia vita. C'era solo un problema. Il mio obiettivo era quello di entrare lì dentro non solo con Allegra, il nostro esperto, ma di portarmi dietro pure Teo e il videomaker. Sfortuna vuole che, dopo aver visto qualche video della situazione, aver captato qualche informazione di troppo... Cioè, una volta che entri in un posto, ci esci dopo 8 ore. Secondo te perché la gente viene dispersa da sotto? Il videomaker non voleva più entrare. Alla luce di quello che tu mi hai detto, non verrai mai. 99% no. E Teo era lì lì da fare la stessa cosa. Quindi devo decidere adesso, sostanzialmente. Cosa farà? Mi lascerà entrare da solo o prenderà coraggio e verrà dentro con me? Sarai sempre quello dei massaggi cinesi se non fai altre cose. Non me ne frega, voglio rimanere quello. Non è vero, Teo. Dillo a tutti quanto poco sei riconoscente per il regalo che ti ho fatto. È un inferno per tutti se io entro così in queste condizioni, ve lo dico adesso. Dai, allora fermiamoci che mi tolgo le sue robe. La roba del tombino mi ha messo ancora più angoscia. Teo si riferisce al fatto che c'è la possibilità che, se qualcuno dovesse scoprirci, potrebbe sbarrarci l'uscita e imprigionarci dentro le catacombe per sempre. Ma figurati se succede. Ma fai un blocchi blocchi? Ah, si bloccherà un blocco. Per entrare e uscire penso non sia un problema. Ecco arrivare il momento che temevo. Non posso fare, ragazzi, mi dispiace. Aspetta che gli do le tue robe. Siamo rimasti io e te. Ho fatto il possibile. Oppure c'è ancora un'ultimissima possibilità. Te sei dura, ci vengo. Vieni a vedere almeno, dai. Ma prima ancora di arrivare all'ingresso, iniziano i primi incontri sospetti. Ecco, e questi chi sono? Mi stanno chiedendo se conosciamo l'entrata delle catacombe. E il nostro amico, da buon catafil, gli dice... Non lo so, non me la raccontano giustissima, ma il nostro amico crede che non ci sia... nulla di strano. Ça c'est des touristes, voilà, ils cherchent un hôtel. Et donc nous on déteste ça et donc là on les voit en dessous, ça c'est on envoie des perché non conosco. Les gens comme ça en fait, c'est qui claquent les galeries, donc ils les abîment, ouais. Ils se perdent dedans et donc les plaques sont trouvées et donc après on a plus de plaques. Questo perché quelle 15 entrate di cui ci parlava lui su 350 km sono le uniche che la polizia ancora non ha trovato e che fungono ancora da punto d'accesso per le poche persone che le conoscono, ovvero i catafil stessi. Ma guarda caso i ragazzi di prima si sono posizionati proprio dove dovremmo entrare noi senza che nessuno gliel'abbia indicato. Coincidenze? No, regardi, il conele entra. Speriamo non sia gente pronta a farcela pagare. Intanto ci viene illustrata la strada che faremo, apparentemente abbastanza semplice, se non per qualche piccolo punto. Là ici il y a un endroit qui où c'est petit, où t'es à quatre pattes. E per far stare Teo più sereno, ci segnala pure un'uscita d'emergenza poco distante dall'entrata. On va commencer ici, on fait tout le chemin là, il peut sortir là en urgence, sinon il sent pas bien, il là il y en a pour 1 heure, 2 heures, okay. Et il peut sortir au bout d'une heure. In tutto questo i ragazzi sospetti che ci hanno fermato non si muovono di un centimetro. Non si vede molto bene, ma sono lì davanti all'entrata. Ma il nostro eroe parte per la tangente. Lui va subito via, ma questo è un c***o di boss. No. Spiegandogli, immagino, la situazione. Questo è serio. Questo è probabilmente il momento in cui ho avuto la certezza di essere nelle mani sapienti di un professionista, nonostante la giovane età. Non vai così a parlare da sei. Io il primo
ottimo presentimento è stato che secondo me questi qua sono quelli dei 45.000 euro che non ci vogliono far entrare lì dentro. Allegra in panico e io qualcosa me l'aspetto. Stavano camminando là da lontano o ci stavano aspettando? Questa è la domanda. Ci stavano aspettando, raga. Ma come facciamo a sapere però che saremmo venuti di qua? E che saremmo entrati oggi? Non ci resta che sentire direttamente dal nostro amico il responso. Ma non è importante domani sul sito. Raga, io vorrei che tipo noi entriamo e questo ci fa qualcosa da dire. Ci sono persone in giro? Sono no. Ma che rispa? Sei sicuro? Questo. Poi ils sont là, on voit que personne connaît dans le groupe. Se lo dice lui, mi fido. Speriamo che non sia semplicemente un eccesso di buona fede. Bon, plan, on descend direct, ok? Sì. E allora, andiamo. Scusami, noi entriamo davanti a loro? Sì. Iniziamo bene. Il y a des touristes qui franchissent là, qui essaient de rentrer. Ils essaient de les décourager aussi. Ils restent devant la plaque, ils ont mal pas eu, ils connaissent pas. E come ormai di rito, si va in scena. Allora, Matteo, sei entrato così? Sei un boss. Mazza, da te non me l'aspettavo sto coraggio, così, tutto di botto. Forse perché è convinto di avere veramente la possibilità di uscire presto. Incredibile. La sensazione, una volta messo il piede lì sotto, è indescrivibile. Ma che bomba clamorosa! Sembra letteralmente di stare in un film. Grande Teo, bravo! Sono fiero di te, Teo. Ma arriva subito la prima raccomandazione. Sì, che non si sa mai chi possa esserci nei dintorni. Brother, thank you so much, this is crazy. Ci ritroviamo quindi subito in uno dei luoghi più iconici di tutte le catacombe di Parigi. È la tomba del dio, quello dove è morto, è questo. Pazzesco. La tomba dell'uomo di cui parlavamo nella scorsa puntata, quello che si è disperso qui dentro ed è morto letteralmente a 3 minuti dall'uscita. Per ora, comunque, mi sembra tutto tranquillo. Comunque, discorso spazio è un problema per ora? No, per ora no. Bravo, però. Sono molto fiero di te. Bravo. Vediamo tra qualche minuto, quando beccheremo l'acqua. Ma io voglio vedere l'acqua quanto è alta. Impacchettiamo bene i nostri zaini e il nostro fratello va in avanscoperta. Per quello che riguarda il video non si vede più noi. In questo momento siamo qua da soli. Io spero che ci stia aspettando l'acqua. Qui subito. Esatto, mannaggia la Cambio scarpe e via. E qua non c'è nessun modo di evitarla sta roba. È lunghissimo. Ci tocca. Quindi bellissimo. Che pazzesco, la vita è senza cazzo. Che freddo. Avrò preso lo streptococco più potente che esista lì dentro, ma è stata una botta d'adrenalina, niente male. Adesso stai per arrivare al punto dove c'è un buco gigantesco. Ma che cazzo. Pericoloso è effettivamente pericoloso, anche a pochi metri dall'entrata. E sapete cos'altro è pericoloso? Non usare una VPN quando navigate su internet. Ascoltate papà, ogni volta che vi connettete ad un wifi che non è il vostro, il rischio che qualcuno riesca a bucare il dispositivo che state utilizzando, rubandovi i dati o ancora peggio, è alto. Ecco perché quando viaggio, ma anche quando banalmente sono in giro per Milano, uso sempre NordVPN. La VPN che mantiene la vostra privacy intatta ovunque vi troviate, grazie al suo sistema di crittografia che vi protegge da tutte le insidie che possono nascondersi in rete. Come se questo non fosse già abbastanza per abbonarvi in questo istante, NordVPN vi permette anche di accedere a un catalogo infinito di serie TV e film non disponibili in Italia, prenotare affitti e voli a prezzi ridotti, utilizzare sconti non disponibili nel nostro paese e avere addirittura la protezione antivirus inclusa pure quando la VPN è spenta. Anche perché attraverso il link in descrizione avrete un super sconto e 30 giorni di prova soddisfatti o rimborsati. Se vi volete bene, mi volete bene e volete che io esca dalle catacombe, provatelo subito. Tornando a pericoli, diciamo più fisici, la strada è tutta così. Ok. Tanto che se non sai come è fatto esattamente quel percorso rischi di farti davvero male. Fate attenzione giusto a lui, per esempio là, là tu lo vedi, c'è che vous allez marcher ces plats e d'un coup tu peux avoir des trous. Il problema è che non parliamo di pochi metri pericolanti, ma 15 km così. Pensate che nel XVIII secolo c'erano talmente tante gallerie che Parigi rischiava di crollare sulle stesse. Tanto che venne istituito
l'Inspection Générale de Carrière. Fammi sentire come si dice. L'Inspection Générale de Carrière. Ovvero un organismo responsabile della sorveglianza delle cave sotterranee. Ils ont mis des murs pour pas que ça s'effondre, que Paris s'effondre sur lui-même. E là tu vois pourquoi. Tanto che proprio quei muri che stiamo attraversando sono stati creati proprio in corrispondenza con questo organismo. C'est l'une des premières parce que ça a été créé un an avant. Et ils ont pris près de 100 ans à faire tous les murs dans toutes les catacombes. Ma come facevano ad assicurarsi che ogni galleria fosse sicura? Donc là tu vois c'est des anciens traits, ok, qui permettaient de savoir qu'il y a le pilier ici. Et après, ils te faisaient une grande marque où ils te mettaient la profondeur en mètres. Donc là, ça veut dire que pile ici, on est à 9,65 m sous terre. Addirittura, in corrispondenza delle vie in superficie, hanno pensato di segnalare anche l'esatta posizione lì sotto per evitare di perdersi. Geniale. T'as des plaques où t'as carrément écrit avec le stylo et après les mecs sont venus mettre. E infatti, pochi metri più in là. Donc là, on voit qu'il y a écrit 4 IT. Oui. E 1820. 4. Parce que c'est le quatrième mur. IT, c'est les initiales de celui qui a construit le mur. E, c'est pour l'édifice, c'est que ça dépend de chacun. Et 1820, donc ça, c'est la date de la construction de tout ce mur. È davvero assurdo pensare che a decine di metri sottoterra ci sia un mondo sconfinato, fatto non solo di pericoli e curiosità, ma soprattutto di storia. È davvero un peccato che tutto questo non sia aperto al pubblico. E tra l'altro... Incredibile il discorso della temperatura, si sta benissimo. C'est entre 15 et 16 tout le temps. Ed ecco spiegato perché la gente ci viene a dormire. Il y a une grande différence entre le nord et le sud, c'est que le nord il n'y a pas beaucoup de tags et c'est souvent très joli comme ça. Okay. Le sud c'est dégueulasse. Che è il motivo per cui è facilissimo perdersi. Non tutti i muri sono segnati e ad un certo punto iniziano a mancare completamente le indicazioni. Dopo una sezione di ambientamento, tutto sommato semplice, adesso inizia il vero dramma. Questo qua è un po' stretto come posso passare e lo zaino non ci passa. Io e Teo, guardami. Teo, ci sei? Mi stai ascoltando? Se soffrite di claustrofobia, chiudete gli occhi. Ad aver visto il video, prima di farlo, sinceramente, non so se sarei sceso con tutta questa spavalderia. Cercavo di tranquillizzare Teo. Qua è già largo. Ma in realtà era perché io volevo tranquillizzarmi, perché stavo veramente male quando ero lì dentro. Noi siamo arrivati, eh? Teo è bloccato perché siamo alle ginocchia. Tutto sintetico. Quando dai anima e corpo alla Got League, succede così, caro Teo. L'altro garçon l'ha bisogno. Pour le sac? Arriva lui, arriva lui. Tra l'altro, notate la velocità nei suoi movimenti, è incredibile. Teo, sei il mio fottuto eroe. Dimmi che il mio problema è questo. Vedi, ah, io non riesco a appoggiare le ginocchia. Queste due così mi fanno male. Effettivamente a quello non avevo pensato. Si torna in acqua. Tutto qua c'è un enorme. Siamo sottoterra a Parigi. Con l'acqua alle ginocchia. Con dietro il nulla più assoluto. Ci imbattiamo poi in una stanza curiosissima. Una cappella costruita non si sa bene da chi. Ah, lì c'è l'acqua. Vai a prendere un po' d'acqua. Comunque pensavo, ma tutte ste ossa che dovrebbero coprire l'intera superficie dei tunnel, dove sono? È praticamente successo che una volta si sono messi a rubare crani tutti in massa. Nelle metropolitane hanno cominciato a trovare gente con gli zaini, con i crani dentro. Però ha detto che ci porta in un posto dove i crani ci sono. Dai, almeno un piccolo souvenir vorrei portarmelo a casa. Per ora mi accontento di un sasso, anche perché non voglio mancare di rispetto. Ha detto prima questa sala era tutta chiusa ai muri. Pazzesco, spostavano questi massi per entrare all'interno di questa chiesetta, perché questo buco non c'era. Ed è pieno di sale in realtà che noi non conosciamo, perché sono murate. Ma io devo fare la pipì. All'improvviso iniziamo però a sentire delle voci in lontananza. C'è della gente, nessuno sta attento a filmare. E per l'ennesima volta incrociamo le dita. Non so se effettivamente sarebbe così divertente. Meglio proseguire. Diciamo che filmare sommato a questa roba non è il top. Per passare bisogna comprimersi. Ma vado avanti? C'est le lieu le plus iconique, ça s'appelle la fontaine des Chartreux. Et quand t'es cataphile, on va te baptiser cataphile. Ici. Ici. Devono infilare la testa lì dentro. Tu as fait ça? Ouais. Tous les cataphiles passent par là. Mega
affascinante. Comunque bisogna dire che è proprio bravo a spiegare, a fare. Oh, sembra una vera e propria visita guidata. Un po' più estrema, ma comunque con quell'approccio lì. Bravo. Ah, pazzesco. Questa qui è l'entrata del bunker. Durante l'occupazione nazifascista della Seconda Guerra Mondiale, si pensa che alcuni tunnel delle catacombe siano stati utilizzati come rifugi e nascondigli strategici sia da parte dei membri della resistenza francese che dai soldati tedeschi, tra cui, appunto, questo. Qua sopra ci abbiamo un liceo. Hanno deciso di prendere questo liceo e farci sotto un bunker. È tutto molto stimolante, anche se vedere la nostra guida ogni tanto perdere l'orientamento e dover consultare più volte la mappa, ecco, non mi fa star proprio tranquillo. Anche perché abbiamo fatto veramente tanti svincoli. Adesso sarebbe dura tornare dietro da soli. Più che dura, impossibile. Pazzesco. Ci sono dei passaggi che sono così. Ed ecco altri turisti. Assurdo che qua sotto ci sia un botto di gente. Ha detto di dire solo congiure di passare. Ok, attento al telefono. Anche qui speriamo che non sia gente malintenzionata, anche perché, come ci aveva detto la nostra guida, quando arrivano i turisti che danno fastidio lanciano i fumogeni. Ma le indicazioni che vedo sui muri, invece? Là, le anciane indicazioni che datano della Seconda Guerra Mondiale. Vietato fumare in tedesco. Giusto, in tutte le lingue del mondo. Un'altra cosa assurda è che potenzialmente ci sarebbe anche l'elettricità. Là, c'è tutto l'état d'électrique che avete visto. Avec les traits pour mettre les câbles, et ça c'était tout le groupe électrique. Et ça c'est l'escalier pour aller au lycée. C'est la sortie du bunker. Un'uscita, bene. Se vediamo un passaggio che porta all'esterno, siamo sicuramente più tranquilli. Sì, sono totalmente convinti. Ah. Questo era il passaggio dalla scuola occupata al bunker, che nel tempo ovviamente è stato murato. Di conseguenza arrivano i primi segni di cedimento di Teo. Teo sta iniziando ad avere molta paura. Io ho avvertito che lui sta iniziando ad andare in panico. Sono un po' preoccupato per lui. Amico mio, tieni duro. Non riesco a immaginare l'angoscia che può provare qualcuno che si perde qua dentro. Soprattutto, magari, senza luce. Altra consultatina alla mappa e proseguiamo, beccando sul nostro cammino un'altra stanza piena di gente. Ha detto che sta andando a vedere se li conosce, se no passiamo da solo. Sì. E passo dopo passo, vedete, stiamo andando sempre più in profondità, mamma mia. Inoltrandoci nei meandri più profondi dei tunnel. Spoiler, non usciremo per altre 5 ore. Dans les catacombes, souvent, on met de la musique et on court. C'est marrant. Cosa? Perché hai fatto sta roba? Ma che cazzo? C'è tutto scappato. Porca c***o, prendo un mazzo. Les petits, comme ça, tout le temps. Et chaque année, il y a une course et de la fumée dans tout le temps, partout, et t'as tout le monde qui court dans tous les sens. Non, mi avevo paura che ci mollasse lì. E ha ancora tempo per farlo. Questo qua, che ho davanti adesso, è il bunker dove hanno fatto il rave famosissimo. Che a un certo punto, sono sicuro al 100%, avrete visto su TikTok. En fait, dans les catacombes, souvent, c'est on va s'amuser à emmerder, mais en étant gentil. Quand il y a les souris ici, si quelqu'un fait chier, on prend la personne. Cioè buttano là sotto la gente molesta e quando è tranquillo che non è più ubriaco lo fanno risalire. Sì, ma guarda giù di sotto com'è. Porca puttana. E un'altra cosa pazzesca è che troviamo un muro che affaccia sul piano inferiore di un ristorante tuttora aperto. La cantina di un ristorante ancora adesso. Qui a Parigi tutti i ristoranti hanno le cantine su di sotto, le chiamano la cav. Meglio rimanere un po' attivi con queste informazioni, perché Teo è veramente a niente dal cedimento. Vorrei uscire, non so. Però se mi muovo non ci penso. Esatto, ma vedrai che tra poco usciremo. E meno male che di cose da vedere ce n'è un'infinità. Questo è un osso, raga. E tu lo prendi in mano così? Raga, è un osso, cioè che osso è? E ci fa vivere l'esperienza di capire quando sei perso e non hai le luci. Sì, aspetta un secondo che lo prendo allora. Sicurezza. Non so se è questo il momento migliore per questo tipo di operazione, ma io di certo non mi tiro indietro. Tieni tu, tutte le mie. 3, 2, 1, ciao. Oddio.
Ma posso dire che questa versione è un po' più rilassante perché potremmo essere in una stanza gigantesca? Tu hai dei gens, ils vont traverser tout le réseau comme ça. Raga, possiamo accedere? Sì, sì, sì. No, ancora 2 minuti, dai, bellissimo. Bellissimo fino a quando Teo, nel buio più assoluto, non perde la guida. Ma ce l'hai Teo lui? No, no. Io ce l'ho Teo, io ho Teo, ma lui non ce l'ho più. Sei nascosto. Male bastardo. Questa è stata brutta brutta, anche perché a qualcuno è successo davvero. En 2017, i 2 o 3 enfants qui ont ados qui se sont ramenés, ils avaient 17 ans, ils connaissaient pas, ils sont perdus, ils avaient plus de lumière pendant 2 jours, et quand les pompiers les ont trouvés, ils étaient totalement fous. Ils étaient en hypothermie et ils ont pété un câble. Eh ben normal. Ma come ne sa tutte ste cose relative alle catacombe? C'est la force. Ah, tu connais des gens qui te racconti, e petit à petit. E quando ormai mi sentivo abbastanza ambientato, prendo un muro in testa. Aspetta che Ale ha preso la testata. Ma mi sono devastato la testa. Che ci facciano una figa domani. Sì, esatto, guarda, lasciamo stare. E adesso è arrivato il momento di muoverci verso una delle zone meno conosciute di tutti i tunnel. Allora, praticamente l'acqua vedrai che è chiarissima rispetto a quella dove eravamo prima, che era sporchissima. Perché questo non è un posto molto conosciuto e la gente quindi non ci viene, non ci cammina, non porta la terra, cioè siamo noi che portiamo la terra nell'acqua. Ah, vabbè, sì, lo vedo già adesso. Cavolo, è vero, è pulitissima. Pazzesco! L'unico problema è che mi arriva alle palle. Sembra davvero di stare in una splendida grotta naturale in una località marittima e non nelle catacombe marce di Parigi. Davvero spettacolare. Adesso siamo bagnati ad un livello... Vabbè, lasciamo stare l'estetica, ma veramente a livello culo. E non siamo neanche nella zona più profonda, anzi. Minchia, sì, qua sotto si sprofonda contro che altro piano. Comunque devi essere un po' strano per voler venire qui, spesso. O no? Dovrebbe essere incredibile quello che c'è dopo, quindi. I pantaloni fanno spezzare. Sì, ma è bello che devi strisciare sulle ossa. Ah, wow. Ecoute, escucha. C'est que des os. En dessous, c'est que des os. Sotto, siamo sopra delle ossa, solo che c'è il fango. Cioè, questa è gente. Sì, queste sono delle queste persone. Queste sono persone, raga. Vi ricordo che, infatti, la funzione principale delle catacombe durante il XVIII secolo era quella di ospitare le ossa umane provenienti dai cimiteri sovraffollati delle città, dentro cui non ci stava praticamente più nessuno. Pensate che ad oggi si stima che all'interno delle catacombe ci siano milioni di ossa umane. Milioni! Qua è clamoroso. Mamma mia, guarda lì! Questa era la testa di qualcuno. Non avevo mai visto un teschio. E laggiù c'è una marea. È stato impressionante. Chiaramente, all'interno delle catacombe aperte al pubblico, ossa e teschi sono disposti in maniera molto ordinata, a fare quasi da decorazione. Qui invece no, è lasciato tutto così com'era, tranne una singola zona. C'è un sacco che si chiama Kepler, ici, come il gioco. Jenga! L'occhio ci cade però su un cappellino posizionato proprio su uno dei teschi. Perché è lì? Attends, est-ce que c'en est un? Ben ça, c'est des tracts. C'est des gens, ils laissent les dessins, il faut les trouver. 16, 3, 24. È oggi. Oggi. Abbiamo già trovato. Un brivido mi è corso su per la schiena. Oh, cazzo. Ma che fa? Io non entro in dentro. Io tanto meno. E invece... No, Teo non è friulano lui, eh? Non non anche giù di braccio. Vabbè, tante storie per fare. E dove si affaccia esattamente questo buco? Questo si chiama l'inferno. Buono. E forse abbiamo trovato un altro indizio. C'è un biglietto in bocca. Ah sì. Oddio, guarda i denti. Cavolo, ma i denti si confermano benissimo. È sempre lo stesso di prima. Che fa senso, perché l'ha messo oggi. Cioè, raga, potrebbe essere qua questo. Meglio lasciarlo dove l'abbiamo trovato. Ma che cazzo, perché? Ma raga, cioè, sono i denti alla fine. Sì, delle finte. Oh, alla fine Allegra forse era la più coraggiosa di tutti. Comunque, mentre siamo circondati da ossa e scheletri, la nostra amica ci rivela un'informazione interessante. Un cranio di questi sul tipo il dark web, quello che sia, costa 10.000 euro. Boh, via sullo zaino. Davvero? Sì, costano veramente tanto. Perché lui non li prende, li vende? Perché è un catafiglio, porta rispetto. Giusto, e allora porteremo rispetto pure noi, anche se... Un po' di tentazione a prendere uno di questi teschi che valgono 10.000 euro c'è. Ma è giusto rispettare e poi rubare dei teschi d'inferno non mi sembra una grande idea. Comunque, questo luogo è stato ovviamente trasformato da qualche catafil
a una bella situazione per dei rave party. Adesso inizia una camminata un po' tortuosa verso quella che lui chiama la sorpresa, poi c'è la stanza del riposo e dopo 2 ore e mezza di camminata per uscire. Mamma mia. Dai, Ale, che magari un segnale di qualcosa. Eccoci arrivare alla sorpresa, un altro luogo che veramente in pochi conoscono. Praticamente, molti anni fa, dentro uno specifico liceo, cioè le lezioni era venire nelle catacombe per fare le mappe, le cartografie. Fino a quando, per motivi di sicurezza, entrare nelle catacombe non sarebbe più stato fatto. Quindi i ragazzi da quell'anno hanno cominciato ad entrare nelle catacombe di nascosto e ogni anno fanno un disegno diverso qua. Pazzesco. Sono le 5:30 del mattino, sono ore che camminiamo e siamo esausti, ma finalmente eccoci arrivare nel luogo in cui dormire. Letteralmente di fianco ad un rave ambulante. Perché è un po' l'inno anarchico dei catafisi. Stiamo preparando il nostro letto. Non avete idea di cosa c'è dentro le scarpe? Ho veramente i miei dubbi che regga entrambi. Siamo per terra. Pigiamino e finalmente un po' di relax. Guardami qua, disteso nelle catacombe parigine. Anche se qui tra urla, la musica e gente che passa, effettivamente non è semplicissimo rilassarsi. L'altro ieri sera eravamo in uno dei club più fighi del mondo, a release party di Tony F, e adesso siamo qua col bro sulle amache nel marcio. Questa è la vita. Un giorno sei su, un giorno giù, sì, dopo bene. Torni su, dopo torni giù. Oggi siamo giù e basta. Sì, tanto più. 6 e 7, buonanotte, ci vediamo fra un po'. Neanche un'oretta di sonno e si riparte. Ok, ultime sistemazioni, sono le 7 e si parte. Pronti a dirigerci finalmente verso l'uscita, ma le avventure non sono finite. Noi stiamo camminando, dando per scontato che lui sappia dove è uscita. E a brevissimo ci troveremo davanti al momento peggiore di tutta questa esperienza. Là, le chemin qu'on est en train de faire, c'est le chemin que Philibert a fait. Il a cassé sa lampe quelque part ici, e puis après, il est mort à la tombe. Speriamo di non fare la stessa fine di Philibert. Devo dire che un po' me la sono chiamata. C'est la fin. Siamo arrivati all'uscita, raga. E invece ci siamo. Ecco, l'uscita. Cavolo, pazzesco, puoi uscire con sto suono? Glorioso. Che noi siamo... Cioè, non l'abbiamo messa. Cioè... C'è. O forse no. Alcuni ragazzi che sono lì da ore stanno cercando di uscire da un tombino che è stato bloccato dall'esterno. Questa non ci voleva. E com'è che questi sono mega tranquilli? Non sto capendo bene cosa stia succedendo, ma dopo qualche minuto di terrore in cui né io né Teo siamo riusciti a dire una parola, il nostro eroe ci libera verso l'uscita. C'è una parte, visto? Mamma mia, che paura che ho avuto. Ci hanno messo le robe sopra. Eccoli i maledetti catafils, stavano davvero cercando di sabotarci. E magari erano proprio il gruppo di ragazzi che ci ha fermato all'inizio di questa avventura. Non sono mai stato più contento di vedere il cielo. La luce. E probabilmente Teo più di me. Palese quello che ti ho detto io all'inizio. Ci avevano messo un peso gigante sopra. Palese. Incredibile. Questa gente è incredibile. Sì, no. I ragazzi sono contenti. La cosa letteralmente più angosciante e allo stesso tempo incredibile della mia vita. Già sospettavo che c'era qualcosa che non andava. Infatti faccio, cosa stanno dicendo? Che è chiusa. Lì l'ho sentito qua su un po', ho detto come è chiusa. Vabbè, tutto è bene, quel che finisce bene. Salvatore. Grazie. Sì. E ce ne torniamo in hotel, in condizioni disumane. Siamo 3 disperati. Però siamo vivi e siamo all'esterno. Let's go! Noi eravamo qui su. Cioè, ma dove sono queste cose? Noi eravamo. È vero. Ciao scarpine. Avete veramente servito bene questa avventura. Spaccato. Alla fine di queste esperienze mi porto sempre dietro le persone che ho conosciuto, ma soprattutto le varie filosofie che incontro.
I Cataphils possono sembrare un gruppo di personaggi un po' stronzi che si fanno i dispetti a vicenda, ma in realtà, nel profondo, cercano semplicemente di appropriarsi di un luogo, staccandosi dalla quotidianità di tutti i giorni e cercando la pace dei sensi lontano dalla civiltà e dentro alla storia. O almeno questo è quello che ne ho evinto. Io, in ogni caso, come spesso accade, sono veramente, veramente felice di aver vissuto tutto questo. No, un abbraccio. Io sono Piero. Anch'io molto. Alla fine ci siamo divertiti.